come tante nella casa di Ricky e Lalla. Gli uccellini cantano armoniosi. Beh, non tanto armoniosi. Comunque, tutto procede come sempre. Nella casa tutti sono svegli e pronti a iniziare fantastiche avventure. Insomma, quasi tutti sono svegli. Si è acceso l'allarme al quartier generale Che cosa sta succedendo? Superado Devi entrare in azione Mi senti? Ripeto Devi entrare in azione Mi senti? Sono qui Capo È suonato l'allarme Emergenza Mel Emergenza Mel Come dici? Mel è nei paraggi Dammi le coordinate per trovarlo Mi metto subito sulle sue tracce Mel non avrà scampo con me alle costole Lo sai che sono un osso duro Un segugio Benvenuti da Dottor Salute, una puntata questa sui generis perché, perché parleremo di superado, voi direte chi è superado, è un supereroe, l'avete visto poco fa, è un combattente, è un cane che si trasforma e va a lottare contro il melanoma. E chi ce ne parlerà? Due dei più grossi protagonisti eh, di questa nostra storia perché in realtà... Eh, c'è stata qualche giorno fa una presentazione davanti a una valanga, un popolo di bambini, eh, non è stato facile tenerli ma si sono divertiti speriamo e in nostra compagnia ci sono il dottor Gianmarco Tomassini, benvenuto dottore. Buonasera, grazie. Dottor Tomassini è specialista in dermatologia, accanto abbiamo il dottor Piero Covarelli. Buonasera, grazie. Dottor Covarelli è un chirurgo oncologo, detto bene? Mm? Lavoro in Ecco qua, lavora in chirurgia oncologica. Diciamo che in questa prima puntata vogliamo solo parlare di quella che è la Ollus di cui è presidente il professor eh, Mario Tomassini, che è, 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 diciamo, come ha detto lui il giorno della manifestazione, il nonno di tutti i dermatologi di Perugia e non solo. Eh, dottor Tomassini, mh, come nasce intanto eh, Superado? Parliamo di superato, eh? Sì, sì. Allora, la nostra Ollus, Associazione Umbrano al Melanoma Ollus, nasce più di dieci anni fa per opera di alcuni medici e anche professionisti perugini. E volevamo sostanzialmente fare prevenzione primaria su questo terribile tumore della pelle che sta crescendo in maniera esponenziale. E lo volevamo fare attraverso qualcosa che rimanesse nel, nel, nella mente dei ragazzi. E abbiamo cercato di creare un personaggio fantastico, un supereroe, questa è stata la nostra idea. Ci siamo affidati alla Colorado, ai nostri amici e in particolare a Paolo Marcantonini e a Carlo Crescimbeni che hanno, eh, eh, che hanno strutturato questo cane buono, questo cagnolone come vedete nella immagine e, e ne hanno fatto un supereroe. A questo punto abbiamo creato un fumetto e questo fumetto è stato distribuito in alcune scuole elementari della provincia di Perugia poi questo fumetto ha avuto successo tramite l'associazione di armatologi ospedalieri italiani è andato in Italia in varie iniziative è stato tradotto in albanese, è stato tradotto in tedesco, è stato tradotto in francese insomma è stato un bel successo è un supereroe serio è un supereroe serio <ride> Questo supereroe doveva servire, eh, e speriamo che serva ai ragazzi, per comprendere quali sono le giuste norme di comportamento al sole. Ma noi non volevamo finire così, volevamo un qualcosa di più, un qualcosa che restasse attivo nella mente dei ragazzi. E quindi ci siamo adoperati per formare un cartone animato. Questa è stata una lotta degli ultimi 4-5 anni, l'anno scorso ci siamo riusciti. E quello che avete visto è il, risultato, che anche è il risultato. di un anno di fatiche, ma questo cartone animato è stato completato. In realtà, dottor Piero Covarelli eh, ce lo vuole raccontare proprio come dire la trama, la piccola trama che dura otto minuti in realtà, però ha colpito non solo i ragazzi e i bambini, colpisce anche gli adulti. Senza, senza rovinare il finale, che comunque ha lieto fine. <ride> Superado è questo cane che diventa un super cane, diciamo, camuffato, i suoi stessi padroncini, che sono questi due bambini, Ricchia e Lalla, sembrano non capire che è il loro cane, il supereroe Il supereroe che li porta con una eh, astronave che lui chiama astrocane, miniaturizzante, questa anonimità li fa diventare piccoli piccoli e li porta sul pianeta Pelle, dove gli spiega a questi bambini che cosa sono i Nei quello che è invece il terribile MEL che sarebbe diciamo il melanoma, la malattia che noi vorremmo prevenire è un polpo in realtà sul... nel nostro disegno è un polpo che è neanche tanto brutto devo dire, tant'è che risulta anche <ride> simpatico ad alcuni bambini però eh, superato combatte MEL e poi nella strada di ritorno a lei come chirurgo non risulterà simpatico no, a noi no, però insomma è il lavoro di tutti i giorni eh, e qui bisogna che i bambini invece a cui vogliamo rivolgere la nostra prevenzione capiscano che non devono aver paura e che dei comportamenti corretti possono aiutarli poi da grandi. Eccolo qua, lo vediamo Eccolo adesso qua, a prevenire eh no. lo Eccolo. sviluppo di che Mel che qui vedete. E poi nella, nel viaggio di ritorno, durante il viaggio di ritorno, ho superato, o meglio il dottor GMT spiega ai bambini quali sono i comportamenti corretti da tenere nell'esposizione al sole, quindi l'igiene ambientale, se vogliamo, che noi cerchiamo di insegnare a questi bambini perché la trasmettano alle loro famiglie, agli altri amici, in modo tale da educare già da bambini, già da piccoli, eh, diciamo i nostri figli, i nostri ragazzi alla, ad una corretta esposizione solare. Oh, per fare questo oh, ci sono voluti tanti anni, non per fare il filmato che avete assegnato come realizzazione ad un'azienda specializzata, ma per costruire questa Ollus siete partiti tantissimi anni fa. Sì, siamo partiti più di dieci anni fa, è stato un percorso difficile ma un'esperienza meravigliosa perché è stato un momento al di fuori dei nostri compiti istituzionali, sui quali potevamo continuare a dare il nostro apporto, su un qualcosa nel quale crediamo in maniera molto ferma. E il progetto che noi vogliamo portare avanti e che da gennaio partirà in tutte le, le scuole elementari della Regione di Umbria si, si prefigge di portare questo messaggio a tutti gli scolari delle, delle scuole elementari. Della regione Umbria, che sorge spontaneamente la domanda, sì, ma come fate a coprire un numero importantissimo e di così ragazzi? Eccoci qua faccio una chiosa, qui è il momento no? in cui avete invitato, abbiamo invitato tantissimi bambini, grazie anche alla scuola, qui ci sono un po' di fotografie, andiamo avanti dottore, sì sì. Sì, questa è, è la presentazione dell'evento, la presentazione ufficiale dell'evento che si è svolta al Centro Congressi Capitini e che ha visto la partecipazione di 600 ragazzi delle scuole elementari del comune di Perugia, eh, la presenza di tutte le istituzioni che hanno supportato il progetto, degli sponsor e l'amichevole partecipazione dei due campioni della Sir Safiti, che qui ringrazio, Atanasievic e Podraskalin, che sono stati... Eccoli qua. Ecco che giocano. Non so se possiamo far sentire l'audio, se c'è di base. Allora, allora lanciare questo cartone animato. Adesso do il microfono anche a Pochi, che vi saluta anche lui e ascoltate sempre i dottori che sono bravi e, e sanno quello che vi stanno dicendo. Ciao! Più forte! Saluta! La, la cosa che mi ha stupito, dottor Tomassini, è la popolarità che hanno, cioè in genere... I bambini sono più portati per il calcio. Invece vedere queste due statue, queste due statue in mezzo a loro, no? Eh, che eh, erano sì. andati via di testa totalmente. Sì, tutti. Beh, sono due personaggi avete dei mo, molto importanti, molto, molto conosciuti. L'anno scorso hanno vinto tutto, ma poi sono delle persone, come avete visto, estremamente simpatiche e disponibili. Io credo che avranno firmato 300 autografi so insomma, più. e non si sono mai tirati indietro. E questo a noi ci fa molto piacere perché da molto tempo che hanno promesso la loro partecipazione, la SIR ci è stata sempre vicino in questo e noi li ringraziamo. Eh, dottor Coverelli, eh, poi c'è stato anche un momento, oh, tenetemi sempre informato su quello che è il momento in cui dovrò fare il break pubblicitario in regia. Eh, c'è stato anche un momento, dottore, in cui eh, voi siete intervenuti come medici e avete cominciato a fare delle domande. Certo, è stato, secondo me è stato un feedback fantastico proprio sul successo della stessa giornata. Allora la fermo un secondo perché abbiamo bisogno di fare un break pubblicitario, Prego. poi ritorniamo con lei, restate con noi perché ecco, sentiremo appunto com'è andato. Ci eravamo lasciati con il dottor Covarelli. Perché raccontavamo che c'è stato un momento in cui i bambini non è che sono stati solo lì passivi, hanno studiato, hanno preso appunti, c'era qualcuno che era veramente eh, bravo. Avete fatto una sorta di interrogazione, ma sì, senza voto. Esatto, è stato, però secondo me è stato molto costruttivo anche per noi perché è stato in, in tempo reale, è stata la conferma che i ragazzini e i bambini erano stati attenti, avevano compreso. Tant'è che noi abbiamo fatto domande incentrate sulle diapositive che molto rapidamente erano state passate alla fine del cartone animato e i bambini rispondevano correttamente eh, in maniera molto partecipata. Questo è stato bello, secondo me, perché ha dimostrato l'attenzione che questi bambini hanno posto alla manifestazione. Ce n'era qualcuno, come dicevo poco fa, che aveva evidentemente si era preparato perché sì. ho chiesto che cos'è il la Malattia dei melanociti. Sì, sì, mi ricordo il primo bambino. Mm -hmm. Interrogato, era un bambino preparatissimo. Evidentemente bisogna dare atto ai loro insegnanti che avevano portato questi bambini in maniera informata e non semplicemente a fare una passeggiata, e questo è stato un merito sicuramente degli insegnanti che hanno preparato i bambini e a cui ci dobbiamo affidare per il prosieguo di questa campagna di prevenzione. Di cui poi ci parlerà il dottor Gianmarco. Stiamo vedendo, abbiamo visto tantissime persone. In quanti avete lavorato realmente a questo progetto, tanto a questo incontro che c'è stato all'Aldo Capitino? In molti. È difficile dare un numero preciso vero? perché ci siamo. però c'è un team, c'è una frontline importante. Sì, beh, la, la nostra associazione conta dei soci, conta una. Un, diciamo, un consiglio che è quello che poi prende decisioni, ma conta anche tanti amici che ci aiutano pur senza essere neanche medici o neanche addetti ai lavori. E abbiamo per fortuna la simpatia di molte persone grazie al cui aiuto possiamo andare avanti. È un'associazione di volontariato, è, eh, è volontaria l'attività che facciamo noi ed è volontaria l'attività che fanno tutti quelli che ci aiutano. Eh, ci siamo visti perché da poco avete inaugurato anche una sede. Anche no? la sede, sì, esattamente. Che è, ricordiamo dove. Eh, via Sierraserino via Sierraserino 19 esattamente il numero non me lo ricordo diciamo che sta vicino alla clinica di Occhi esattamente la in quella 17. discesa che scende giù verso via del, Coppet del Coppet eh, Coppetto sì, sì. sì. quindi lì che cosa si può fare? Dopo? quella è la nostra nuova sede dove ci sarà una persona detta alla segreteria che per tre giorni alla settimana, in orari che, comunica, che comunicheremo, sarà in grado di ricevere telefonate, ricevere persone, distribuire materiale informativo e perché no anche i gadget della nostra associazione che si autofinanzia eh, con la vendita di gadget e con le donazioni di volontari. Oh, quella mattina <coughs> vedevamo prima sul palco, vabbè, a parte il fatto che c'eravamo tutti e tre. Ma abbiamo visto il rettore. Abbiamo sì, utilizzato... Dobbiamo ringraziare queste persone importanti che hanno trovato il modo di dedicare il loro tempo alla nostra attività. A partire dal magnifico rettore, gli assessori Barberini e Bartolini, eh, la dottoressa Buarelli dell'Ufficio dell scolastico, scolastico Regionale, eh, il dottor Pieroni della Fondazione Cassa di Risparmio. E ovviamente il professor Mario Tomassini, che è il nostro presidente, che ha gestito insieme al, al dottor Migliosi la presentazione di questa giornata. <ride> Vabbè, per Migliosi è stato un, un grande piacere. Eh, Gianmarco, dottor Gianmarco, adesso invece eh, cerchiamo di capire come andate avanti, perché questo progetto mi pare lo volete esportare no? sì. in più aree della nostra. Regione, cioè non resterà solo a Perugia. Il progetto okay. è stato finanziato, speriamo ecco. per portarlo in tutta la regione dell'Umbria, quindi il progetto è finanziato da gennaio-febbraio. Con il secondo quadrimestre, noi dermatologi e chirurghi della Ollus faremo delle lezioni agli insegnanti, cioè divideremo gli insegnanti della regione Umbria in cinque pressi scolastici regionali. Noi porteremo il materiale didattico e faremo lezioni agli insegnanti perché riteniamo che il messaggio più corretto che possa arrivare ai ragazzi sia quello dato dai loro professori, dai loro insegnanti che conoscono e capiscono come trasferire questo messaggio. E quindi noi non faremo altro che portare materiale e fare una chiacchierata con gli insegnanti. Poi saranno loro stessi a riportare il messaggio ai ragazzi. Eh, ragazzi che ovviamente eh, porteranno questi concetti alle loro famiglie e a tutti quelli che sono avidi di sapere queste notizie. Il progetto eh, speriamo che eh, si possa concludere entro maggio-giugno, noi pensiamo di sì. Eh, stiamo pensando anche ad una scheda informativa di raccolta dati assolutamente anonima che i ragazzi possono compilare insieme. Ai loro genitori chi lo vorrà, perché questo ci darà anche un resoconto da un punto di vista scientifico su quelle che sono le attuali conoscenze dei ragazzi e delle loro famiglie sulla esposizione al sole. Dietro vedete sulla, sulla, sulla diapositiva le, i numeri, che sono numeri importanti, perché sono quasi 30.000 studenti nel, la, nella provincia di Perugia e quasi 10.000 nella provincia di Terni. Oh, ma quella mattina. Che ci siamo visti all'Aldo Capitini, eh, c'era la possibilità, c'erano cioè, anche studenti di, di Terni oppure era solo dell'interled perugino? No, no, noi come prima uscita l'abbiamo fatta a Perugia, però siamo Bisogna già... farne una anche, anche a Terni. Beh, sì, siamo in parola con gli assessori di farne almeno i primi di gennaio una a Perugia e una a Terni, questa era la promessa sì, che noi abbiamo dato. Sarebbe bello anche pensare alla Valnerina. Sì, 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 noi siamo assolutamente... Lo so che è difficile, perché è questo... No? Però insomma sarebbe assolutamente, giusto raccogliere, assolutamente, assolutamente. no? Assolutamente... Anche per il delicato momento che stanno vivendo, senza tener conto che poi quando lì c'è il sole, sono in altura e il sole più si sta in alto, no? Eh Sì, sì, no, ovviamente. dottore, certo, faceva così quella mattina. Giusto, così, giusto, ho, giusto. ho imparato anch'io, insomma. Sì, sì, no, giustissimo. Infatti, il fattore di rischio che più... Più saliamo e più i raggi ultravioletti fanno male alla pelle, ogni 50-100 metri che noi saliamo aumenta la, la probabilità del, della scottatura solare, quindi rispetto a quando siamo al mare il sole della montagna è molto più intenso e molto più pericoloso. Oh, abbiamo ancora del tempo, no? Eh, dottor Cavarelli, mh, poi, poi della, della scienza eh, vera e propria parleremo eh, dopo, nella puntata successiva. Eh, nel momento in cui si opta per scegliere i bambini come testimonial, eh, si pensa a un paio di aspetti importanti, oltre sì che questi imparino e quindi eh, nel futuro possano essere loro stessi, eh, perché no anche medici, ma e certamente. comunque molto attenti, ma che diventino appunto dei testimonial. Importanti all'interno delle proprie certo, famiglie certo. e perché no? Della scuola, degli oratori, certo, dei campi certo. di calcio, ma, mh, delle piscine, dovunque mh, vadano. C'è una logica in questo: innanzitutto, questa è una prevenzione primaria. La prevenzione primaria va rivolta a una popolazione che sia sensibile a questa prevenzione primaria. I bambini lo sono, soprattutto se raggiunti certo. così leggermente, con leggerezza, con un cartone animato, con qualcosa di divertente che non sia fuoriero di paura. E poi c'è un altro concetto da stressare, che l'80% del sole che noi regolarmente assumiamo in una vita di adulto, diciamo in una vita compiuta, viene, viene assorbito nei primi 18 anni di età. Quindi i bambini sono quelli che prendono la maggior parte del sole che poi da adulto potrebbe, aver, potrebbe causare dei danni se non preso in maniera corretta. Insomma. Dottor Tomasini, avete avuto già dei riscontri dopo questo incontro che c'è stato a Perugia? Ma sì, abbiamo avuto tanti, tanti riscontri dagli insegnanti e dai genitori eh, dei, dei, dei ragazzi che erano tornati a casa e erano stati contenti. Tutti adesso vogliono nelle scuole il cartone animato. E, e tutti l'avranno, eh, per l'amore del cielo. Ripeto, il progetto è stato finanziato per intero, per Carine. cui noi aspettiamo con ansia di partire il prima possibile. Oh, a proposito appunto, delle, delle scuole, che sono sempre dei baluardi così importanti, no? tra i maschietti e le femminucce, lei è anche papà, no? okay? eh, trova maggior sensibilità da parte dell'uno o dell'altro gruppo? Ma a quest'età direi di no, c'è una sensibilità molto, molto forte, tant'è vero che tutte le maggiori campagne di prevenzione si sono, hanno gettato l'attenzione sui bambini quelle del, del, la, la, della frutta che tutti ricordiamo oppure anche quelle delle raccolte differenziate mirano spesso in questa fascia di età perché è una fascia molto molto recettiva sono dei ragazzini a questa età sono proprio delle spugne e io non ho notato grandi, eh, grandi differenze tra i maschietti e le femminucce insomma fino a dieci anni di età credo che siano molto recettivi entrambi quindi diventano a tutti gli effetti, e chiudiamo la trasmissione, degli Ado Boys e degli Ado Girls, giusto? Certo. Eh, perché giusto, è giusto. Perché è stato dato, no? Sì, sì, Uno Noi, Tutti quelli che risponderanno a un semplice quiz andando sul nostro sito www.nonalmenanoma.it e che risponderanno in maniera esatta ai domande, esattamente come hanno fatto quel, quel giorno i ragazzi, diventeranno a tutti gli effetti degli Ado Boys. Benissimo forse dall'inquadratura complessiva riuscita a vedere il tavolo c'è Superado ci sono tutti i gadget e intanto salutiamo il dottor io, Gianmarco Tomassini io la ringrazio e Superado è un regalo che noi facciamo al nostro grande <ride> presentatore <ride> grazie grazie al dottor Gianmarco Tomassini e al dottor Piero grazie, Coverelli grazie. e come sempre buona salute a tutti venite bambini è ora di tornare a casa Ottimo superado! La missione è stata completata, Mel è stato eliminato! Grazie GMT, Mel è sempre un osso duro. Ma Mel potrebbe tornare! Tanto c'è superado! Superado è sempre pronto ad aiutarvi, però ricordatevi che i comportamenti corretti sono il metodo più efficace e importante per combattere.